Non è la democrazia che dà le regole alla finanza, è la finanza che dà le regole alla società, alla democrazia. Questo è un progetto. Se voi leggete i testi degli analisti di queste multinazionali, gruppi speculativi, grandi banche mondiali, grandi banche d'affari, grandi assicurazioni, agenzie di rating, le stesse che dovrebbero essere così obiettive, no, nella valutazione, che davano la tripla A a tutte le banche che nel 2008 sono fallite, fino al giorno stesso c'avevano la tripla A. Quindi capite, se voi vedete la proprietà delle agenzie di rating e vedete come lavorano, capite che non è affatto una valutazione dello stato dell'economia, sono strumenti politici di propaganda, di condizionamento appunto delle politiche collettive.